Abbiamo raggiunto in collegamento Pierpaolo Sileri, vice ministro della Salute, ma egli stesso medico. Buonasera Sileri, innanzitutto Buonasera. Bene, come sta? bene. Superata Diciamo, la. superata, grazie a Dio ho avuto dei sintomi lievi, ovviamente comparati a quelli che purtroppo quotidianamente vediamo fra Lombardia, regioni limitrofe e meno nelle altre regioni, ma insomma è stata molto più lieve a questo Quindi ora il punto, suo passata tampone è qua. negativo. Sono due tamponi consecutivi negativi, sì. Sento una cosa, Sileri. Lei, qual è, insomma, anche appunto in quanto medico, eccetera, qual è stato il sintomo che le ha fatto capire, che poteva essere positivo al virus? Prima della febbre, dico. Prima della febbre io ho avuto un bruciore agli occhi, poi un raffreddore, il raffreddore ci poteva anche stare con l'allergia stagionale, insomma, quindi un po' di naso chiuso, ma ho perso, non ho sentito il caffè la mattina, Il gusto del caffè. mentre il gusto del caffè, esatto, non ho sentito il gusto del caffè, poi è comparsa la febbre era una febbricola 37,2-37,3, poi è salita immediatamente verso il 38, il 38 Ma e con che qualcosa. cosa si è curato lei? Che Ma farmaci ha non preso? ho preso farmaci, nel senso che diciamo, non c'è una terapia per i pazienti che hanno pochi sintomi, immagino che tutte le altre terapie sono terapie sperimentali, ovviamente riservate a chi sta molto male. E poi ovviamente le terapie di supporto, che è il trattamento più importante, quindi tutto ciò che fanno i nostri anestesisti, i nostri Senta, infettivologi, i pneumologi, ma prevalentemente è diciamo, ciò che viene fatto in terapia intensiva che salva la vita in questo momento dei pazienti. mi dica un'altra cosa, lei ha moglie e figlia, se non sbaglio, no? In casa, come ha protetto, la sua famiglia? Diciamo, l'avere un piccolo di 7-8 mesi è stato protettivo perché fin da quando è nato io e mia moglie ogni volta che c'era una sindrome influenzale o un qualcosa a casa chi stava male veniva isolato e dormiva sul divano. Questo va a protezione del figlio, quindi ancora prima che girasse questo maledetto virus. Però appena ho avvertito che c'era qualcosa che non andava abbiamo attuato quello che abbiamo fatto anche nei mesi precedenti per non so, anche per una semplice gastroenterite a protezione del piccolo, e quindi ci siamo separati in casa. E tu Senta, invece? adesso appunto c'è questa linea di fare tanti tamponi, tantissimi tamponi a persone che hanno anche piccolissimi segnali come un colpo di tosse. Lei condivide questo? Io condivido non i tantissimi tamponi, condivido i tanti tamponi a coloro ben selezionati affinché la resa del tampone sia massima, il che significa individuare attentamente con un buon raccordo anamnestico coloro che hanno bisogno del tampone, che significa anche chi ha pochissimi sintomi. È chiaro che non ti basta il semplice colpo di tosse, ma deve esserci un corteo intorno di magari altri anche piccoli sintomi che ben ascoltati possono aiutare a far diagnosi. E poi fondamentale a mio avviso sono i tamponi ai contatti stretti di qualcuno che è esitato positivo anche senza sintomi, più ovviamente i tamponi al personale sanitario, quello lo do per scontato, quello Si dà deve per essere mandatorio, così come a tutti coloro che in questo momento fanno un servizio alla alla società, quindi dalle forze dell'ordine, ai giornalisti, alle cassiere, eccetera. Grazie Pierpaolo Sileri.